e non ci siamo fermati, adesso abbiamo scritto il nome nella storia. Ora sì, ora veramente l'abbiamo scritta e sono sul settimo cielo, sono felicissima, è stata dura oggi, sicuramente la gente che ci ha seguito ha visto quanto abbiamo sofferto, perché poi quando non ti entrano i primi tiri soffri tanto, ma sempre devo fare complimenti, hanno forze mentali e fisiche di reagire e poi finire la partita in bellezza. Interpretato veramente benissimo tutto il cammino nel campionato europeo, perché di fatto, a parte la partita ininfluente contro la Serbia, che puoi vincerla e poi alla fine è andata anche meglio esattamente, ma puoi vincerla e puoi perderla, il resto è stato veramente un'escalation, una crescita continua da parte della squadra. Una crescita continua giorno dopo giorno, partita dopo partita, con alti e bassi, e quando erano bassi loro sono riusciti sempre ad alzare la testa e dare il suo massimo. È veramente una cosa bellissima, è un risultato storico, è una cosa che sarà scritta, e usciamo da questo palazzetto dorate. Ti avevo chiesto prima del championship una frase di Liliana Ivaci a queste ragazze, te la chiedo anche adesso. Sì, auguro a tutte quante di passare ora, dopo queste qualificazioni Under 20, e di piano piano fare parte del futura nazionale italiana senior e di fare risultati anche lì. Allora, cerchiamo per quanto possibile di mantenere un ordine, una compostezza, no, non è vero? Che gioia è? Beh, è una gioia enorme, infatti abbiamo anche ballato, abbiamo allietato il pubblico con una danza, no, a parte gli scherzi, è una gioia immensa, però mi sembra di poter dire che sia la giusta coronazione di tutti questi giorni passati insieme, di questi 4 anni in cui le ragazze hanno lavorato giorno dopo giorno per ritrovarsi qui e permettersi di vivere questa grandissima emozione, e quindi è grazie a loro che ora possiamo festeggiare anche noi. Stessa domanda. Sì, è una gioia immensa e, come ha detto Elena, è il coronamento di un sogno che rincorrevamo da 2 anni fa, quando la finale c'era sfuggita per un non nulla, e adesso niente, ci siamo rifatte, abbiamo lavorato per quanto possibile con questo Covid, però abbiamo lavorato per arrivare qui e arrivare nelle migliori condizioni e per ottenere il risultato. Lo volevamo fortemente, lo volevano le ragazze e noi le abbiamo supportate, cercando insomma di arrivare a questo momento nel migliore dei modi. Sempre la stessa domanda, possiamo parlare di una, per entrambe naturalmente, possiamo parlare di una crescita mentale doppia di questa squadra, doppia perché nel lungo periodo rispetto a 2 anni fa, ma anche nel corso del torneo poi si è vista, anche nei momenti di difficoltà in semifinale, abbiamo preso quel 6-0, siamo andati sotto, abbiamo sofferto, anche in finale abbiamo rincorso per 33 minuti, però poi alla fine abbiamo vinto noi. Eh sì, e questo è anche l'importante, però sì, assolutamente sì, una doppia crescita, perché le ragazze comunque nel frattempo sono cresciute, hanno avuto modo di affrontare il campionato quasi tutte di A1 e quindi hanno imparato anche a gestire i momenti delicati, però soprattutto è l'alchimia che c'è tra di loro, quella sensazione di squadra, di unione, di voler vincere insieme che fa la differenza. Ed è vero che qui abbiamo avuto una crescita esponenziale, non abbiamo mai guardato il tabellone né nei momenti di difficoltà né neanche nei momenti in cui eravamo sopra nel punteggio. Le ragazze ci hanno creduto, hanno lavorato veramente duro dall'inizio alla fine e se lo sono meritato. Sì, è stato un crescendo, è stato un crescendo dall'inizio, da 2 anni fa, ripeto, volevamo questa vittoria e dalla prima giornata, dal primo giorno di raduno abbiamo cominciato a lavorare, a credere in quello che stavamo facendo, perché l'obiettivo era vincere questo campionato. Una frase, un pensiero per queste ragazze, un auspicio, un augurio anche per il futuro. Beh, io auguro a tutte loro di poter realizzare i loro sogni, perché anche questa è una delle cose che abbiamo affrontato sin dall'inizio, poi tra l'altro giocare in casa comunque sicuramente è stato ancora più bello, però io auguro a loro di esaudire tutti i loro sogni senza smettere mai di crederci e senza smettere mai di lavorare. Mi associo a quello che ha detto Elena. Copiona. E niente, devono credere in quello che fanno, devono crederci sempre, anche quando sono stanche, anche quando nel momento di difficoltà devono continuare a credere nei loro sogni e continuare a lavorare, perché arriveranno lontano. Capitano, come ci si sente?
dopo un lungo tempo che comunque l'Italia non faceva comunque un torneo del genere, è bello, veramente non ho parole. Un torneo in cui siete cresciute partita dopo partita, siete partite subito forte. Contro la Serbia avete combattuto alla pari, è una partita che poteva finire in qualunque modo, e poi avete eliminato la Spagna, niente meno che la Spagna, e in finale ancora avete sofferto, siete state brave, siete state sempre dentro la partita e siete riuscite poi a portarla a casa. Sì, comunque ogni partita è a sé, quindi abbiamo sofferto oggi, però comunque abbiamo dato cuore, veramente tanto cuore, e penso che si è dimostrato. Com'è stato lo spogliatoio prima e dopo la partita? Forse ancora non siete rientrate, però com'è l'atmosfera del gruppo? Bellissima, c'è sempre quell'amica a fianco che ti dà la pacca sulla spalla, che ti incoraggia, veramente buona. Ti ho chiesto capitano come ci si sente, adesso ti chiedo MVP come ci si sente. Certo, comunque prendere un premio è sempre bellissimo e veramente abbiamo dato tutto, ho dato tutto e ora ci godiamo questa vittoria.